un'altra amica, Maria Antonietta, qui a raggiungerci, perché leggerà un altro testo meraviglioso. Prego.
Guarda il ciccio. Allora un attimo, lo supporti tu, ecco, un trombettista, eh?
momento di questo. Ma poi il timbro aveva assoluto. C'è dei fatti superflui nel dritto documenti e le persone note nel proposito schierato. Pensa a quel tanto che serve, non un attimo più, perché dietro quell'attimo sta in agguato il futuro. E quando è licenziato dalla viaggia, lascia la postazione dalla porta presente. A volte un po' lungo. Per fortuna mi passa. Prossimo caro è un arrangiamento che appunto unisce il dialogo tra Beethoven e questi nuovi autori. In questo caso è Perez Prado, e col Mambo numero 5 prosegue l'esperienza della sinfonia numero 5 di Beethoven. Spostamento un po' più probabile, però molto silenzioso, non è stato neanche da me, perché avevo già sentito su internet da un'orchestra dei ragazzi, insomma, ho semplicemente rielaborato l'arrangiamento per adattarlo, ho arrangiato per adattare alla nostra orchestra. Beh, però siamo che si fa, perché ci sarà un testo che adesso non sentirete, perché questo non lo canterò, lo sentiremo strumentale. Se volete sentirlo cantato, domenica prossima ci vediamo in giro. Era un bel momento del nobile
spesso, spesso gustose. Questa è celeberrima, ma per circostanza, perché è stata eseguita nel film Disney, infatti. E quindi non dovete la riconoscere. La maggior parte di questi temi non li sente, chissà dove. Nella maggior parte dei casi, sta in un fantasia di Walt Disney, che fu un progetto ambizioso per l'epoca, perché pensate che Walt Disney pretese che i cartonati, cioè i cartonati fossero sincronizzati perfettamente con la versione musicale, e con la tecnologia di oggi è facile, ma allora si fa tutto a mano. Per cui fu un'impresa non è titanica, un'impresa per riuscita, perché ancora oggi ce lo rivediamo, ce lo testiamo. E poi hanno fatto il sequel, quello che l'hanno giustamente ricordato mio figlio Marco, dove ci stanno altri tagli, era la fantasia 2000, ci stanno poi, c'è anche la persona di 2010, ce ne sono stati con gli altri molto carici. Bene, ma per sé cosa? Thank you.
Pensieri come bestiame avanzano sulla strada del vento, e stati perdute ritornano ad una luna. Profonda come il cielo viene la melanconia per la pianta di carice di fu, e le nuvole che allora rotolavano più piante. Eppure, so che tutto è uguale, che tutto è come allora e irraggiungibile. Perché sono a nuoto? E perché mi prende la malinconia? E gli stessi di là profumano come allora, credo. C'è un'immutabile felicità. Grazie ancora, ancora. Davvero, avanti, avanti, infatti, infatti, un altro applauso, l'ultima lettura. Vieni, vieni. Fatti dedicare un altro applauso. Questa è la prima lettura. Allora, leggere adesso. Non vieni. Non insegnate ai bambini, non insegnate la vostra morale, è così stanca e malata, potrebbe far male. Forse una grave imprudenza è lasciarvi in balia di una falsa coscienza. Non elogiate il pensiero, che è sempre più raro. Non indicate per loro una via conosciuta, ma se volete proprio, insegnate soltanto la magia della vita. Thank you.
aggiungici. Sia la cosa a cui tutti puntiamo, perché se fanno bene loro.